Continuiamo la nostra riflessione, il nostro sostare sugli impedimenti, sugli ostacoli, sulle illusioni e sulle delusioni che si frappongono nella nostra vita umana e nella nostra vita spirituale. Abbiamo visto alcuni ostacoli, direi pericoli, come l'abbaglio spirituale, quando il demonio si presenta sotto mentite spoglie e si presenta con vesti belle, con vesti splendenti. Abbiamo visto un altro impedimento che è lo scoraggiamento, abbiamo visto un altro impedimento che è l'ira, abbiamo visto le ferite affettive, che è, direi, la porta preferenziale attraverso cui il demonio entra nella mia vita, entra nella tua vita per renderci semplicemente infelici, allontanandoci non solo da noi stessi, ma allontanandoci dagli altri e anzitutto da Dio. Vi è un altro ostacolo alla vita spirituale che noi possiamo chiamare l'isolamento. E questo isolarsi dalla vita, dal mondo, dagli altri, molte volte per molte persone è giustificato dal isolarsi da tutto ciò che impedisce, secondo queste persone, di avvicinarsi a Dio e quindi per vivere di più con Dio. L'isolamento è un'arma subdola del demonio, perché quando noi diciamo che ci vogliamo allontanare da tutto ciò che è mondo e che è peccato per stare con Dio, noi non diamo e facciamo un torto a Dio, a questo Dio che per salvarci, per amore, si è incarnato, cioè si è fatto carne, si è fatto uomo. Questo Dio che si è assunto la storia degli uomini su se stessi. Su se stesso, chiedo scusa. La nostra fede, il nostro cammino spirituale è un cammino pienamente incarnato nel mondo e nella storia. Gesù ci dice che noi siamo nel mondo, cioè dobbiamo vivere il mondo. Paolo VI diceva che per amare il mondo, chiedo scusa, per salvare il mondo bisogna amarlo. E Gesù ci dice che noi stiamo nel mondo, ma non siamo nel mondo, cioè dobbiamo vivere nel mondo con lo spirito delle beatitudini, con lo spirito evangelico. E attenzione quindi a isolarci dai peccati del mondo, perché guardate, Dio non si è isolato nel cielo guardando i nostri peccati e non lo fa ancora, ma si è fatto terra, si è fatto uomo per salvarci, si è incarnato. Cioè, le mani, e concludo con questa immagine, che noi utilizziamo per pregare, le mani, sono fatte anche per abbracciare, per accogliere, per accarezzare, per sollevare persone che cadono. Una fede è reale quando vive di una spiritualità incarnata nel tempo e nella storia. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!